Salve ragazzi, benvenuti all'intervista a quanto pare di Falcus su Anima e Manga Ita. Sentiamo quello che hanno da dirmi. Signor Falcus, da dove deriva questo soprannome alquanto ardito? Il soprannome deriva da un totem che mi è stato assegnato, che era Falco Silente. Ma un totem rilasciato da chi? Totem rilasciato agli scout. Quindi lei ha fatto lo scout? Ebbene sì, a quanto pare. Cioè sei macchiato di... Mi sono macchiato di tale peccato. Ok. E ho fatto lo scout e mi hanno dato questo totem e io l'ho utilizzato praticamente ovunque. Basta cercare su Google Falcus 92 e ci sono solo io, a quanto pare. Signor Falcus, andiamo più sul personale. Ci dica quale gruppo musicale, genere musicale e anche quale telefilm lei... Musicale. Vabbè. Lei ritiene più suo, più intimo. Allora, dai, sicuramente tra i generi musicali che ascolto di più c'è quello metal, però ascolto soprattutto i Rammstein, ascolto soprattutto i System of a Down, ho un CD che praticamente metto a manetta da circa un anno sulla mia macchina. Figo, ma in realtà ascolta Marco Carta. Non è vero, non ascolto Marco Carta, qua gli intervistati lo sanno che ho solo quel CD che sento a manetta. Sailor Moon, c'ho pure un CD di canzoni di Host... OST, scusate, perché qualcuno dice che si dicono OST. I puristi. Bravissimo, i puristi dicono che si dice OST. Direttamente all'Accademia della Crusca. Della Crusca Entai. Della Crusca Animosa. Questo niente. Io lo taglierei. No, vabbè, non ti preoccupare. E niente, quindi ascolto di più il genere metal. Ascolto i Rammstein, ascolto i System of a Down, ascolto i Metallica, ascolto anche gli Iron Maiden maggiormente. È un figo praticamente. Bravissimo, non sono il poser del cazzo. Comunque, tra i telefilm che mi piacciono di più c'è sicuramente Doctor Who e il più personale è Scraps. Questo suo atto di coraggio ad aprire questo canale su YouTube, da quale musa è stato ispirato per fare un simile gesto? Allora, da che cosa sono stato ispirato? Sono stato ispirato fondamentalmente da niente. Avevo una pagina Facebook e ho chiesto ai miei altri admin, ma che fa, se apriamo un canale YouTube vediamo di condividere la nostra conoscenza degli anime, vediamo di, come dico sempre nelle informazioni che trovate anche sul canale, quanti capolavori sono in sordina e quanti invece volti vengono sannati anche se ingiustamente. Questo è un po' l'obiettivo. Signor Falcus, la vedo abbastanza assetata, gradirebbe un bicchiere d'acqua? Sì, grazie. Questo è bellissimo. Sappiamo che tra i punti di forza del suo canale c'è lo stretto legame con gli utenti che la seguono. Ci può descrivere il tipo di fan medio che segue la sua pagina? Il fan medio che segue la mia pagina ha intorno ai 16-17 anni. Di solito è un ragazzo e generalmente segue gli anime mainstream del momento, però comunque non disdegna quelli che vengono proposti più seriosi. Ok, per esempio? Per esempio ho consigliato in pagina spesso e volentieri qualcosa come Detroit Metal City, per esempio, come Koikaze, come Cowboy Bebop, come Neon Genesis Evangelion, e posso dire che molti dei miei utenti l'hanno seguito non grazie a me, ma anche per fatto loro. Qui delle fonti certe certificano che lei la notte indossa indumenti femminili. Cosa dobbiamo questo suo peculiare hobby? Non credo che io indossi abiti femminili, però se li indossassi sarebbe un po' strano. Anche se che colore li dovrei indossare? Rosa? Certo, vellutati! Non mi dispiacerebbe forse. Appena citazione alla Mario, al Macho Capatonda. Cosa farà domani di interessante? Non ti si sente. Cosa farà domani di interessante? Domani andrò a mangiare tanta roba buona perché è il 1° maggio. E basta. E poi magari ci sono... Che sono triste. Andrò a mangiare e basta. Con
quanto ha speso in anime e acquisti di anime e manga? Attualmente, allora, i volumi che ho in casa sono circa 220 e quindi dovete fare un calcolo medio di 5,50 euro a volume. E i DVD di anime sono attualmente 15 di quelli che ho e ne ho ordinati altri 25. Minchia. Quindi? Quindi saranno 1.500 euro in due mesi, se per tre mesi. Tu l'hai fatto il calcolo? No, io lo so perché... Abbiamo il calcolatore che sta Antani. Mettendo... Antani. Questa sua passione verso i manga e gli anime sarà nata da un primordiale, un ancestrale... Cellula! Opera nipponica. Possiamo dare un nome a questa opera che... Diciamo che tradotto in italiano sta chiedendo qual è stato il primo anime o manga che hai visto o letto. Allora, sicuramente il primo anime... Che banale quasi. Il primo anime che ho visto, senza dubbio, è Fullmetal Alchemist, la prima serie. Bella. Bellissima. Il primo manga invece che ho letto e che ho avuto tra le mani è Naruto. Non me ne pento di questa scelta perché leggere Naruto 1 dall'1 al 28 è stato forse uno dei migliori manga che abbia mai letto e mi abbiano fatto avvicinare anche all'acquisto di altri manga. Poi che abbia cominciato a fare schifo, vabbè, è un'altra questione. Cosa ne pensa degli alpaca? Questa non c'era. Si è improvvisato. Allora, gli alpaca, secondo me, sono degli animali molto interessanti. Vi consiglio di scaricare Alpaca Evolution, che è un gioco che trovate sul Play Store e che mi ha fatto intrippare malissimo. E che praticamente l'obiettivo del gioco è quello di un alpaca deve mangiare un'altra alpaca e si evolve finché mangia sempre alpaca finché non arrivi a Dio. Così però hai spoilerato il finale. Ho spoilerato il finale, però... Cioè, la trama comunque era vincente. La trama era vincente. Non c'è più prima a giocare. Signor Falcus, farà mai qualche cosplay? E se sì, di quale personaggio? Allora... particolarmente interessante. Non credo che farò mai cosplay, però se lo dovessi fare, sceglierei Koshiro di Koikaze, perché praticamente c'è siamo due gocce d'acqua. E quindi è un certo, pazzo... Koshiro di Koikaze, per piacere. Sì. Lo speaker è andato in pensione a quanto pare. Sostituisco lo speaker per una delle ultime domande. Allora, in pratica, lei sarà presente a qualche evento pubblico, un comics? Sì, sarò presente a Lucca Comics 2013-2014. O 2013 o 2014? No, è la stagione 2013-2014. Ah, okay. Sarò presente con un amico, colui che ha letto proprio la frase. E spero che chi mi segue nel canale, chi mi segue nella pagina, potremmo vederci, potremmo prenderci un caffè, potremmo coglioneggiare un pochino a Lucca Comics e magari parlare di anime e manga. Conclusione. Bene, a quanto pare l'intervista è conclusa. Aspetta un attimo. Voce a Paolo! No. Tanto la taglio la boccia. A quanto pare volevano farmi la boccia, ma la boccia non si farà. Anche se perché se la taglierei. Aspettate un po'. Sono poco accollativi. Quindi. Si bagnano. È lo speaker originale, l'unico è il solo. Saluta alla folla. Esatto. Perciò vi ringrazio per aver seguito questa intervista coglionissima fatta in un momento completamente di scazzo. Spero che monterò presto il video. Secondo vi ringrazio, alla prossima. Però.